La 27esima edizione della regata Brindisi Corfù è servita a saldare ancora di più i già forti legami di collaborazione tra le due comunità gemellate non solo dalla comune passione per lo sport velico. A margine della cerimonia di premiazione degli equipaggi, infatti, il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, ha programmato alcune iniziative economiche e culturali insieme al suo omologo corfiuta. Vediamo il servizio. Intensificare i rapporti, implementare il collegamento via mare e sviluppare una serie di iniziative per valorizzare la cultura e le tradizioni attraverso lo scambio di prodotti enogastronomici. La storica amicizia tra Brindisi e Corfù si rafforza. Il sindaco brindisino Mimmo Gonzales, in occasione della 27esima regata internazionale, è stato accolto nel Palazzo Comunale di Kerkira dal primo cittadino Ioannis Treplechis. Un incontro non solo istituzionale, è stata infatti l'occasione per confermare il forte legame tra le due realtà, intenzionate a sviluppare in sinergia proposte per migliorare i trasporti e per rafforzare il gemellaggio in tutti i settori. L'amicizia tra i cittadini di Corfù e di Brindisi ha veramente le radici profondissime. La cosa importante è che adesso noi, con il sindaco di Brindisi, cercheremo di collaborare con grande voglia e che siano ancora più forti e rafforzare questi rapporti tra Brindisi e Corfù. E noi cercheremo sempre di collaborare in tutti quanti i campi, culturale, amministrativo, commerciale, ed è una cosa molto importante questa relazione tra Corfù e Brindisi. Ed ancora, come ha detto anche il sindaco di Brindisi, Corfù è anche la porta per la Grecia, quindi questo è molto importante per avere questo tipo di collaborazione. Abbiamo un ottimo collegamento per quanto riguarda gli aerei tra Milano e Roma, ma purtroppo abbiamo praticamente quasi nessun collegamento o relativo collegamento con Brindisi e Corfù, una cosa che noi dobbiamo assolutamente rinforzare, e questa è una cosa molto importante perché anche i cittadini di Corfù e quelli di Brindisi e anche del sud hanno non solo il bisogno ma anche il diritto di venire e di fare le loro vacanze senza che ci sia questo grande problema, quello di arrivare ad essere infastiditi da tutti questi problemi che non ci sono collegamenti. Corfù è la porta della Grecia e il sindaco Gonzales ha le idee chiare sul lavoro da fare per non trascurare l'importanza di questa isola, della sua cultura e delle sue tradizioni. E mercoledì prossimo a Milano, Roma e Bari si terrà una manifestazione sindacale unitaria per chiedere al governo interventi urgenti in difesa del potere di acquisto delle pensioni. In preparazione di questa giornata di lotta nazionale, le organizzazioni sindacali dei pensionati hanno organizzato questa mattina presso la biblioteca provinciale di Brindisi un'assemblea territoriale. Vediamo. L'Assemblea territoriale delle organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL, CISL e UIL di Brindisi è stato un momento utile per organizzarsi e prepararsi in vista delle giornate di lotta nazionale previste per mercoledì 20 giugno in contemporanea a Milano, Roma e Bari, e il cui fine è quello di chiedere con urgenza interventi che difendano il potere d'acquisto delle pensioni attivando nuove politiche per quanto riguarda il welfare e il fisco. Il tutto attraverso la presentazione di una piattaforma congiunta tra le tre sigle sindacali. Una piattaforma che identifica tre punti molto semplici ma molto efficienti. Il problema della riforma fiscale che deve tendere a dare un'equità a questo popolo dei pensionati, cosa che questo governo non ha fatto. La non autosufficienza è un grosso problema che da anni ce lo portiamo avanti e che lo vogliamo risolvere, non solo per la popolazione anziana, ma la non autosufficienza riguarda tutti i cittadini che non ha età, purtroppo. L'altro problema è il welfare, sia nazionale che di territorio. Welfare nazionale, dove c'è stato un attacco dei vari governi, è l'ultimo, dove non è per niente eco sugli interventi che sta facendo. Noi come sindacato dei pensionati unitariamente chiediamo al governo di porre maggiore attenzione su questa fascia di cittadini particolarmente deboli, che sono i pensionati e le persone anziane, ed è per questo che sono state elaborate queste tre piattaforme proprio sul fisco, sulla non autosufficienza e sulla contrattazione sociale, perché riteniamo che qui il governo deve porre maggiore attenzione. La nostra mobilitazione del 20 giugno prossimo nazionale a Bari non finirà al 20, continuerà, e continuerà in modo particolare per quello che ci riguarda nel territorio, perché riteniamo che la contrattazione sociale debba essere l'arma, il nostro pugno per dare più dignità ai lavoratori
e ai pensionati, in modo particolare alle persone anziane. Un welfare che considera non soltanto l'aspetto inclusione sociale, non soltanto l'aspetto sanitario, ma anche il lavoro e nello stesso tempo la previdenza. In tutto questo, soprattutto noi del Meridione, dove abbiamo una differenziazione più che altro tipica da forbice, dove il nord percepisce più di 1000 euro e il sud percepisce meno di 500 euro, noi consideriamo che siamo realmente le criticità considerate da parte di alcuni politici del nord, ma realmente siamo quelli che sopportiamo questa nefandezza data da tipica, direi, delle politiche locali e nazionali. E giunge alla sua seconda edizione Masserie sotto le stelle, la notte bianca delle masserie didattiche promosse dall'area delle politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia. È in programma sabato prossimo 23 giugno, questa mattina a Bari, conferenza stampa di presentazione alla presenza dell'assessore regionale alle politiche agroalimentari Dario Stefano. Il servizio. Riappropriarsi delle tradizioni, dei saperi e dei sapori, dei valori che hanno scritto la storia delle comunità pugliesi. Con questo obiettivo, sulla scia del grande successo registrato lo scorso anno nella prima edizione, si rinnova anche in questa avvio d'estate 2012 l'appuntamento con Masserie sotto le stelle, notte bianca che il prossimo 23 giugno vedrà protagoniste le masserie didattiche di Puglia. Ben 66 le aziende appartenenti alla rete delle masserie didattiche, sparse su tutto il territorio regionale, dal Gargano al Salento, che apriranno le porte a visitatori e turisti. Un'occasione preziosa per tornare a rivolgere le nostre attenzioni attraverso i diversi laboratori didattici a quei valori fondamentali legati all'ambiente, all'alimentazione sana e consapevole, alla dieta mediterranea e allo spazio rurale. Le masserie didattiche contribuiscono infatti alla promozione dell'agroalimentare pugliese, dei prodotti tipici e della enogastronomia, che costituiscono una matrice identitaria della nostra terra, proponendosi oggi come un valore aggiunto dell'offerta turistica e culturale pugliese. Presentazione ufficiale per l'edizione 2012 di Masserie sotto le stelle nella sala giunta della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza dell'assessore regionale alle politiche agroalimentari Dario Stefano. È un'iniziativa che vuole continuare a raccontare questa bellissima esperienza che abbiamo realizzato, che da un lato interpreterà al meglio l'indicazione della multidisciplinarietà, della complementarietà per l'azienda agricola del futuro, dall'altro ci consegna la possibilità di trasferire la carica emotiva di questa nostra tradizione sia alle nuove generazioni che devono recuperare un rapporto con il nostro passato, ma anche in chiave turistica, giacché le masserie didattiche, in generale il mondo rurale, è diventata la chiave in più per la Puglia per poter conquistare flussi turistici e per poter conquistare un protagonismo che ci catapulta ormai come prima regione in Italia per attrazione turistica. Lo facciamo quando ormai le scuole sono chiuse, quindi i flussi turistici recuperano, e lo facciamo anche perché questa per noi è occasione per poter raccontare i risultati dell'esperienza di didattica che le masserie svolgono nei confronti delle scuole e delle nuove generazioni, che nell'invernata appena conclusa è stata un'esperienza ancora più significativa rispetto al passato. La novità più bella è che si è amplificata molto la partecipazione. Quasi tutte le masserie su tutto il territorio regionale hanno aderito con grande motivazione a questa nostra seconda edizione, ed è la novità che io credo meriti particolare attenzione. E si concludono questa sera a Fasano i festeggiamenti in onore dei santi patroni. Intanto archiviata la rievocazione storica dell'assedio subito dalla popolazione locale dai temibili turchi e conosciuta come la Scamiciata, grande spettacolo itinerante che coinvolge nella rappresentazione della storia attraverso l'intero percorso del corteo la drammatizzazione della battaglia tra fasanesi e turchi del 1678. Il servizio. La storia si tramanda. Ogni anno a Fasano il corteo storico La Scamiciata, diventato un vero e proprio teatro a cielo aperto, ricorda un pezzo di storia patria, con figuranti in abiti d'epoca che sfilano per le strade principali celebrando la vittoria contro la pirateria turca avvenuta il 2 giugno 1678 e che fu attribuita alla Madonna del Pozzo. Le cronache del tempo infatti raccontano che apparve in cielo e portò il popolo alla vittoria, e da allora insieme a San Giovanni Battista e Santo Stefano diventa
divenne patrona della città. Il corteo storico del sabato della festa patronale rappresenta tutto questo, accompagnato dal suono delle chiarine e dal rullo dei tamburi. Sventolano le bandiere e per le strade si consuma la spettacolare battaglia, quest'anno interpretata solo da un gruppo di fasanesi. Ad eccezione del corteo La Battaglia tra Turchi e Cristiani di Tollo, gemellato con la Scamiciata, quest'anno hanno partecipato solo cortei pugliesi. Traslazione delle reliquie di San Vito Martile di L'Equile, il torneo della Civetta di Tuturano, il corteo del Barì Carafa di Putignano. Sempre suggestiva la grande barca nelle mani del popolo in festa, dove vengono issati i labari dei santi patroni. La manifestazione si è conclusa in Piazza Ciaia davanti alla chiesa di San Nicola, dove il sindaco dei figuranti ha affidato ai santi patroni le chiavi della città e il generale la sua spada. Momenti unici e di grande valore tra storia e devozione, passato e presente, si intrecciano e la storia si ripete. E ieri sera a Brindisi il Pala Pentassulli ha fatto da cornice alla grande festa per la promozione nella massima serie dell'Enel Basket, il giusto tributo ai protagonisti di una stagione a dir poco esaltante. Vediamo il servizio. Dopo un anno di purgatorio in Lega 2, l'Enel Brindisi alza nuovamente a cielo la Coppa della Promozione al Massimo Campionato, conquistata giovedì scorso a Pistoia. Presenti all'evento, oltre alla squadra, lo staff tecnico e dirigenziale del sodalizio brindisino, anche il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, i massimi dirigenti Enel che hanno confermato la sponsorizzazione per i prossimi anni e il presidente della provincia, nonché presidente onorario della formazione brindisina, Massimo Ferrarese, che al contrario degli anni precedenti, per una questione puramente scaramantica, non ha voluto promettere nulla. Ce l'abbiamo fatta, io sono contento, contentissimo, felicissimo e orgoglioso di tutto quello che c'è qua, non soltanto come socio di questa società, come presidente onorario, ma anche come presidente della provincia, orgoglioso di avere questa società, la stella del sud, e di avere questo meraviglioso pubblico che non c'è nel nostro paese. E quindi dobbiamo continuare così, in un momento particolare, un momento difficile. Io devo ringraziare per 10 volte quello che hanno fatto i nostri soci, perché oggi non è facile, è difficilissimo. E seguire questa squadra sotto l'aspetto economico con tanta passione e con tanto amore, veramente ci vuole coraggio, determinazione e capacità, e loro sono stato tutto questo. La questione spinosa da risolvere da anni è sempre la stessa, vale a dire la realizzazione di un nuovo palasport. Tramontato il progetto Pala Eventi, il comune di Brindisi si impegnerà a breve nella realizzazione di un nuovo impianto che possa contenere almeno 5.000 spettatori. La relazione tecnica del progetto è stata consegnata dal sindaco Gonzales al presidente Ferrarese nel corso della serata. La questione palazzetto era stata già posta nel momento in cui l'Enel Basket aveva messo piede in Serie A. Adesso si ripropone, lo affrontiamo e lo risolviamo questo problema, sapendo che la città ha tante altre emergenze, ma noi vogliamo una città normale in cui ci sia spazio per lo sport, spazio per i grandi successi, per l'impiantistica e per i bisogni primari dei cittadini. Il direttore d'orchestra di questa storica cavalcata è stato senza dubbio Piero Bucchi, capace di conquistare in un solo botto Coppa Italia e promozione e di vincere la scommessa con una squadra definita ad inizio anno allenabile e futuribile senza stelle. Abbiamo centrato l'obiettivo, ho mantenuto la parola e le promesse fatte, quindi che mi danno tranquillità, perché nello sport promettere non è mai facile, è difficile. Era una scommessa molto difficile che però siamo riusciti a vincere, quindi sono molto contento di aver regalato insieme a tutti i dirigenti, ai giocatori, a tutto lo staff queste emozioni, in particolare anche dopo
quello che è successo qua 2 mesi fa. La forza del gruppo è stato l'elemento cardine di una stagione del Corniciare, sì, ma costellata da tantissimi infortuni che hanno unito ancora di più la squadra, capitanata da Claudio Ndoia. Adesso ce la godiamo qua in casa nostra, davanti al nostro pubblico. Abbiamo 2 mesi per gioire, per festeggiare, poi dopo si penserà all'anno prossimo. Che stagione è stata, Claudio? Come faccio a dirtela in 10 secondi? Conta solo il risultato, tutto quello che abbiamo passato e tutto quello che abbiamo sofferto ormai non conta più niente, conta solo il risultato, abbiamo raggiunto il risultato che volevamo e siamo tutti contenti e felici. Cala il sipario sulla Palaspicchi sulla Lega 2 per l'Enel Brindisi in attesa di conoscere a breve i primi movimenti in entrata e in uscita per la prossima stagione. L'unica certezza al momento resta la conquista della Serie A, che questa volta non sarà una semplice toccata e fuga. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Tutti voi, grazie per l'attenzione e una buona serata. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.